Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Un'intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio, padre di 55 anni, madre di 50 e figlio minorenne. È accaduto a Ventena, nel comune di Montevarchi, nella tarda serata di domenica. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza della ASL Toscana Sud-Est, oltre all'automedica del Valdarno e ai vigili del fuoco. I pazienti sono stati trasportati all'ospedale della Gruccia e poi trasferiti in codice 2 alla camera iperbarica del Policlinico Careggi di Firenze. È convolata a nozze a Montevarchi l'attrice Barbara De Rossi, che ha coronato il suo sogno di amore con Simone Fratini, titolare di una catena di saloni di bellezza. A celebrare il rito a porte chiuse all'Accademia del Poggio il sindaco Silvia Chiassai Martini. La coppia, molto riservata, vive insieme in Valdarno da 10 anni. Per quanto riguarda lo sport, la Torre spiega a fatica un Arezzo che era stato protagonista di una grande rimonta, amaranto in 10 per tutta la ripresa. La squadra amaranto era sotto di 2 reti al 18° del primo tempo, poi ha accorciato le distanze in chiusura del primo tempo, ha pareggiato a 10 minuti dalla fine, nonostante fosse in inferiorità numerica, ma ha subito il gol decisivo 2 minuti più tardi da Mastino con un tiro in verità peraltro deviato. Una partita in fondo anche sfortunata per gli Amaranto che probabilmente per l'impegno che hanno dimostrato in campo al cospetto di una grande avversaria in questo girone avrebbero forse meritato qualcosa di più. Queste erano le nostre breaking news.